Buonasera a tutti e tutte. Questa sera abbiamo una presentazione doppia. Parliamo di due volumi, Il buon tedesco di Carlo Greppi, edito dalla Terza nel 2021, e Partigiani della Wehrmacht, pubblicato da Le Piccole Pagine, sempre nel 2021, un volume collettaneo a cura di Mirko Carrattieri e Yara Meloni. Sono qui oggi presenti Carlo Greppi e Yara Meloni e abbiamo poi pensato di coinvolgere due storici, come per i precedenti appuntamenti, Carlo Gentile e Francesco Corniani, che faranno due interventi introduttivi. Carlo Gentile è professore aggregato all'Università di Colonia, si è occupato moltissimo di crimini di guerra tedeschi. Ricordo tra le sue pubblicazioni I crimini di guerra tedeschi in Italia, 1943-45, edita da Einaudi nel 2015. Carlo Gentile attualmente coordina all'Università di Colonia un progetto sulle stragi nell'Italia occupata, 1943-1945. Corniani invece ha discusso all'Università di Trieste una tesi di dottorato dedicata proprio al tema della diserzione. Anche lui ha lavorato all'Università di Colonia, è stato assegnista di ricerca, ha lavorato proprio al progetto coordinato da Carlo Gentile. E per quanto riguarda le sue pubblicazioni, ricordo il suo saggio di apertura contenuto proprio in Partigiani della Wehrmacht. Io diciamo mi fermo qui perché il curriculum di entrambi gli autori è ovviamente ricchissimo, ma diamo spazio poi insomma agli interventi introduttivi e agli autori. A nome dell'istituto ringrazio molto tutti e tutte per aver accettato l'invito e ricordo a chi ci segue che se avete domande potete scriverle in chat, poi le raccogliamo e le riportiamo agli autori alla fine della discussione. Do quindi subito la parola al professor Gentile e ringrazio di nuovo per la disponibilità. Grazie. Grazie, buonasera. Grazie di questo invito e di questa occasione per parlare di due libri dedicati a un aspetto apparentemente marginale, ma di grande valore simbolico per la memoria della Seconda Guerra Mondiale e della lotta di resistenza contro le occupazioni in Europa. Due libri che restituiscono visibilità a un aspetto della storia di quegli eventi che è stato a lungo disatteso, marginalizzato o addirittura estromesso dal discorso pubblico, come è accaduto nella Germania del dopoguerra. Nella Germania occidentale, detto ora in maniera molto schematica, il discorso memoriale pubblico fu a lungo controllato dalla generazione degli ex combattenti, la Kriegsgeneration. E durante questo periodo, che va dalla fondazione della Repubblica Federale Tedesca fino agli anni Ottanta, prevaleva l'ottica della Wehrmacht, per così dire. I disertori venivano considerati dei traditori, dei volta gabbana. Solo relativamente da poco la loro memoria è stata riabilitata. È chiaro che nei tre paesi eredi delle responsabilità della Germania nazista, gli atteggiamenti nei confronti dei disertori furono diversi e assai contrastanti. Se nella Repubblica federale la diserzione fu stigmatizzata, nella Repubblica democratica, la DDR, il cui mito fondatore era la resistenza al nazismo e soprattutto quella comunista, la scelta della diserzione fu vista invece come un atto politico, una presa di coscienza e di posizione contro il regime e la guerra nazista. Nell'Austria, che aveva una sua situazione politica particolare, la situazione era ancora diversa. Nella Germania Ovest, in quegli anni, dichiararsi apertamente disertore era un atto di sfida che solo pochi potevano permettersi, o perché comunque fuori dalla società, come erano i comunisti ostracizzati nella Germania di Bonn, o perché al di sopra della società, come nel caso di uno scrittore di grande successo come Alfred Anders, il più famoso dei disertori
tedeschi, anche se sulla sua personale integrità e sull'autenticità della sua diserzione gravano ormai da alcuni anni pesanti ombre. Romanzi, racconti che parlavano di disertori, anche di scrittori di grande successo, non trovarono editori. Tanto era ritenuto scabroso questo tema. Ci è voluto molto perché questo atteggiamento cambiasse, questa trasformazione da una memoria orientata a commemorare i sacrifici del popolo tedesco in guerra a una memoria incentrata sulle vittime, soprattutto civili, e sulla valorizzazione di quei cittadini tedeschi che resistettero al nazismo e protessero i perseguitati, si svolge tra gli anni 80 e i primi anni 2000. E questa trasformazione è legata da un lato al ricambio generazionale che ci fu in quegli anni nella società tedesca e dall'altro dal fatto che la riunificazione, la nuova che con la riunificazione la nuova Berliner Republik dovette farsi carico anche della memoria della Repubblica Democratica, della DDR, incamerando quanto di positivo poteva emergere. A Ovest, comunque, dagli anni Ottanta in avanti, nacquero varie iniziative, soprattutto iniziative grassroots, di piccoli gruppi legati alle nuove sinistre, al movimento dei Verdi, per riabilitare e commemorare i disertori. Il dibattito pubblico che ne derivò portò poi alla decisione del Parlamento tedesco nel 2002 di riabilitare effettivamente i disertori e di annullare le condanne emesse dalla giustizia militare nazista, ma fu appunto un lungo percorso. Nell'Italia del dopoguerra la figura del disertore tedesco rappresentava una delle molto rare immagini positive del soldato tedesco di cui era possibile parlare in pubblico. Ma tuttavia il contributo dei disertori della Wehrmacht alla lotta di liberazione è stato largamente rimosso dalla memoria pubblica. Solo alcune figure particolarmente simboliche come Rudolf Jacobs oppure i partigiani di origine sovietica o ceca ebbero dei riconoscimenti già relativamente presto. Quindi per questo ben venga la nuova attenzione che questi due libri dedicano a queste figure e alla loro esperienza. Due libri molto diversi, accomunati dal tema di cui si occupano. Nessuno di questi due volumi vuole essere una ricostruzione sistematica del fenomeno del passaggio dei soldati tedeschi tra le file dei partigiani, tantomeno del fenomeno della diserzione dei soldati tedeschi in Italia, che è un tema molto più ampio e la cui trattazione organica ancora manca. Tutti e due i libri si pongono in un'ottica di recupero della memoria all'interno della tradizione resistenziale. Vorrei parlare ancora un attimo dei due libri e poi successivamente fermarmi sul caso di Rudolf Jacobs perché mi sembra particolarmente emblematico di una serie di problemi di metodo che pone la ricostruzione di biografie di quel periodo storico. Il libro Partigiani della Wehrmacht di Mirko Caratieri e di Dara Meloni è una raccolta di biografie di disertori che inizia con un bel saggio introduttivo dei due curatori, seguito da un saggio di Francesco Corniani che offre un quadro di insieme del fenomeno basato soprattutto sulle fonti tedesche. Il volume contiene sia biografie di singole figure note, altre meno note. Ci sono Rudolf Jacobs, Heinz Rieth, il traduttore di Primo Levi, c'è il pastore luterano Werner Gohl, c'è Hans Brauwels, c'è Günther Frielingsdorf e anche delle biografie collettive dedicate ad esempio ai disertori dei battaglioni territoriali cechi, ai sudtirolesi e anche alcuni case studies incentrati su particolari zone. Il Cuneese, l'Appennino Parmense, il confine nord-orientale. Il libro è un importante contributo e la maggior parte dei saggi mi ha convinto. Un appunto critico è l'uso delle fonti archivistiche tedesche molto limitato in alcuni dei saggi, soprattutto nelle biografie singole come quella di Rudolf Jacobs.
problemi bio, i profili biografici dei tedeschi, tra virgolette, si fanno con le fonti tedesche. Questo è un elemento essenziale. Anche un risultato negativo in una nota, il fatto che non esista documentazione, è un'informazione importante. È un elemento che dà sicurezza a chi scrive e a chi legge. Senza riferimenti alle fonti tedesche, qualcosa rimane in sospeso. Il libro di Carlo Greppi, Il buon tedesco, è un libro la cui natura è stata definita ibrida, un saggio di storia, una ricerca minuziosa nella quale Greppi utilizza tecniche narrative e uno stile in grado di emozionare i lettori. Devo ammettere, probabilmente per un mio deficit personale o generazionale, di essere molto prevenuto nei confronti dell'uso di tecniche narrative allo scopo di creare emozioni, pur rendendomi perfettamente conto che è uno stile che attrae i lettori, quello che si fa leggere, non mi è facile nascondere una punta di fastidio che provo a leggere testi che hanno queste caratteristiche. Nel libro vengono citati più volte Nuto Revelli e la sua ricerca del disperso di Marburg, alla quale forse, come sapete o qualcuno di voi sa, ho contribuito agli inizi della mia carriera di storico 30 anni fa. Ricordo le conversazioni con Nuto Revelli nelle quali si parlava anche di come scrivere storie così intime di ricerca personale su figure delle quali si avevano poche notizie certe, come era allora per Revelli la figura del tenente Rudolf Knaut. E ricordo bene Revelli dire che per scrivere di queste vicende ci vuole quella che lui chiamava la penna asciutta, uno stile che vuole essere tutto meno che uno stile, come era appunto quello che era caratteristico di Revelli. Ma detto questo, quello di Carlo Greppi è un libro molto suggestivo, ricco di richiami storici, letterari, perfino cinematografici, tutti cuciti insieme con grande abilità, disinvoltura ed effetto, e in questo modo riesce a creare un panorama molto ampio e articolato della diserzione tedesca, come opposizione alla guerra e al nazismo, che va dal Piemonte al Trentino e al suo centro Rudolf Jacobs, ma è contornato da molti altri personaggi legati a questa esperienza, alcuni dei quali noti e altri che sono rimasti ignoti fino ad ora e che Carlo Greppi è riuscito a sottrarre all'anonimato. Vorrei provare a soffermarmi proprio alcuni minuti ancora su Rudolf Jacobs, figura per molti versi emblematica, che è il protagonista del libro di Greppi e anche del contributo di uno dei contributi a partigiani della Wehrmacht, che ritengo sia quello più debole di tutto il volume. Debole perché manca di qualsiasi tentativo di approfondire o di affrontare in maniera critica questa figura e le leggende che la circondano da sempre. E in questo modo riesce a superare anche quello che ai miei occhi è il limite tra storiografia e agiografia. Il problema qual è? Il problema è che Rudolf Jacobs è tra le pochissime figure di disertori che hanno ottenuto notorietà e riconoscimenti pubblici in Italia già immediatamente dopo la guerra, dove fu assunto a simbolo della resistenza. Tuttavia, e forse proprio per questo essere diventato molto rapidamente un simbolo, la sua figura storica è stata incrostata di leggende e trasformata in una figura mitica. E queste leggende sono state scalfite di poco da queste pubblicazioni. Il problema è che intorno a questa figura esistono notizie che possiamo definire certe, che provengono per esempio dagli archivi, ed altre che invece meno certe, sicuramente meno accertabili, basate su testimonianze orali, tra i quali i racconti, i ricordi tramandati all'interno della famiglia, soprattutto dai due figli che avevano 7 e 5 anni quando il padre è morto, quindi basati appunto su una tradizione di non conoscenza personale.
L'altra fonte, altrettanto incerta e comunque costituita da molti strati di memoria che andrebbero studiati, sono i racconti dei partigiani che furono a contatto con lui per circa 2 mesi nel 1944. Di suo, di Rudolf Jacobs, di scritto di suo pugno, non c'è praticamente nulla, non c'è un diario, non ci sono appunti, non esistono neanche lettere alla famiglia, c'è soltanto una cartolina affettuosa scritta ai figli da Lerich. Intanto non è vero che Rudolf Jacobs fosse un ufficiale, un capitano di marina. La carriera militare di Rudolf Jacobs, se davvero possiamo chiamarla così, non è quella di un ufficiale di marina, ma di un semplice soldato di torto. Negli ultimi giorni ho provato a raccogliere i dati veramente certi sulla vita di Rudolf Jacobs, usando un poco il materiale che mi aveva mandato Carlo Greppi la scorsa estate, e richiedendo nuovo materiale agli archivi qua in Germania, facendo qualche ricerca su internet e facendomi aiutare anche un pochettino dalla giornalista Ulrike Petzold, che penso che sia in Germania attualmente la persona che meglio conosce la storia di Rudolf. Cosa ci dicono i dati degli archivi tedeschi su Rudolf Jacobs? Innanzitutto che, appunto, è da escludere nella maniera più assoluta che possa essere stato un ufficiale della Marina. Non è diventato nemmeno ufficiale della Marina mercantile e tantomeno di quella militare, dove è stato richiamato dopo aver concluso un corso triennale per marinai, come era normale in quegli anni. Per tutto il tempo che ha fatto il militare, passando da un richiamo all'altro, è rimasto marinaio semplice. Il grado più alto raggiunto è quello di caporale maggiore, che non è davvero un grande grado, come può rendersi conto chiunque abbia un'idea anche solo superficiale della gerarchia militare, al contrario un grado molto basso. Questa discordanza tra dati storici e memoria familiare locale, tra realtà storica e mito, è nota da tempo. Birgit Thielse, una tedesca che si è adoperata per far conoscere la storia di Rudolf Jacobs in Germania, si è resa conto anche lei del problema, ma nelle sue pubblicazioni lo risolve con grande nonchalance, scrivendo ad esempio in un articolo del 2004 testualmente: sul grado di Rudolf Jacobs i dati sono divergenti, l'autrice ritiene corretti quelli forniti da lei e lo considera un ufficiale di marina, un capitano. Nei 9 anni che passano tra la prima chiamata alle armi di Rudolf Jacobs nell'ottobre del 1935 e la sua morte, Rudolf Jacobs trascorre 77 mesi a casa, sono 6 anni e 4 mesi e 32 mesi sotto le armi, 2 anni e 6 mesi. 9 mesi dei quali imbarcato, ma solo su unità minori, una torpediniera all'inizio della ferma, una flottiglia fluviale in Olanda, costituita da battelli da pesca poco prima di essere inviato in Italia. Continui richiami e i congedi che, se da una parte interrompono sempre la sua vita civile e familiare, dall'altra non gli consentono né una carriera nelle forze armate né un addestramento militare vero e proprio. Il grado di idoneità si abbassa con il passare degli anni. È un soldato d'ufficio, non è mai al fronte o anche nemmeno nelle immediate vicinanze di un fronte di guerra. A parte alla Spezia, dove nel periodo in cui è lì il fronte è a 30-40 km di distanza. Sotto l'aspetto militare, Rudolf Jacobs è un uomo che in 9 anni passa da marinaio semplice a caporal maggiore, un avanzamento di grado lentissimo. Non è un ufficiale, non è un comandante, non ha mai portato soldati in combattimento, si improvvisa comandante da partigiano. Probabilmente l'unica volta che ha sparato con un'arma è stato durante il suo primo addestramento nel 1935. Si è imparato davvero a servirsi di una machine, un pistole. Questo è avvenuto verosimilmente da partigiano. Infatti uno dei problemi più grossi dei comandi della Wehrmacht nella zona di La Spezia nell'autunno del 1944 era proprio quello di cosa fare dell'alto numero di soldati della Marina privi di addestramento militare. Il timore che avevano era quello di doversi ritirare attraverso l'Appennino con centinaia di marinai a loro seguito incapaci di difendersi dagli attacchi dei partigiani. Come caporal maggiore, Rudolf Jacobs non poteva assolutamente avere l'attendente. Questo è da escludere in maniera assoluta.
E alla luce di tutto questo è altrettanto improbabile il ruolo che gli viene attribuito alla Spezia, quello di essersi ad esempio adoperato per alleviare le condizioni di vita della popolazione civile, aumentato le razioni alimentari, difeso la popolazione dai soprusi fascisti. Questo può essere avvenuto a livello di iniziative personali e in casi singoli, ma sempre consoni alla sua posizione di semplice graduato di truppa senza potere e autorità personali. Tanto più che tutte queste erano attività che erano di competenza di altre organizzazioni che solo in parte risiedevano alla Spezia e che comunque rispondevano a comandi più alti, ad esempio a quello di un generale a Genova. Neanche il prefetto di La Spezia in realtà poteva innalzare le razioni a suo piacimento. In conclusione, tutto questo ha evidentemente conseguenze concrete per la ricostruzione della biografia di Rudolf Jacobs. Ma alla resa dei conti, che cosa cambia nella storia di Rudolf Jacobs se accettiamo, come credo sia ragionevole fare, i dati storici e ripudiamo il mito e il romanzo che ci è stato costruito intorno? Cosa viene sminuito del valore del suo gesto del 1944 e del valore della sua vita se al posto di un eroe abbiamo un uomo in carne ed ossa? Ben poco, a dire la verità. Nulla. Il punto è che il compito degli storici non è quello di contribuire alla costruzione o in questo caso alla perpetuazione di miti. Il compito è quello contrario, guardare a quello che si nasconde dietro alle mitologie, ricostruire la storia anche di come e per quale motivo nascono e vengono perpetuati certi miti, a vantaggio di tutti. E con questo chiudo il mio intervento e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie professore per il suo intervento e do adesso la parola a Francesco Corniani per il secondo intervento introduttivo. Sì, grazie, buonasera a tutti anche da parte mia. Grazie per l'invito questa sera. Sono particolarmente contento di essere qui perché ho iniziato a interessarmi di questo fenomeno, del fenomeno della diserzione già alcuni anni fa, e, come detto appunto in occasione del dottorato che ho svolto. E come ha detto esattamente Carlo Gentile prima di me, si tratta in questo caso di due libri, non tanto sulla diserzione ma sui disertori. Sono molto d'accordo con questa considerazione. Mi preme infatti sottolineare come vengono ricostruiti in questi due volumi appunto dei profili biografici di persone, di soldati che si presero la decisione in circostanze diverse, in situazioni differenti di unirsi alle formazioni partigiane. Appunto però il fenomeno della diserzione in Italia fu un fenomeno molto più diciamo differenziato, nel quale probabilmente l'adesione di soldati della Wehrmacht al movimento di resistenza fu un'adesione, possiamo dire, marginale. La maggior parte dei soldati, possiamo ipotizzare, non aveva interesse a continuare la guerra né con la Wehrmacht né con le formazioni partigiane, per tutta una serie di motivi sui quali possiamo tornare in seguito. E la maggior parte dei soldati quindi cercò di consegnarsi agli alleati o appunto valicare la linea del fronte consegnandosi agli alleati o cercare di tornare in Germania, ma l'opzione di continuare la guerra con le formazioni partigiane probabilmente è stata una delle scelte che si verificò nel minor numero dei casi. Tra gli stessi soldati che si unirono alle formazioni partigiane le motivazioni erano molto differenti e non è del tutto corretto vedere in questo atteggiamento una forma di opposizione al nazismo piuttosto che al fascismo, appunto. Detto questo, ho apprezzato molto il volume del Partigiani della Wehrmacht, quando ho iniziato appunto a compiere le mie prime ricerche negli istituti della resistenza, mi trovavo di fronte a una serie di liste di nomi, di nominativi di stranieri che erano entrati a far parte o che venivano registrati all'interno dei ruolini delle formazioni partigiane. E già in quell'occasione pensavo che degli studi di storia locale
avrebbero potuto approfondire o aumentare le nostre conoscenze su queste persone. Come ha detto anche Carlo Gentile, mancano in alcuni casi i riferimenti alle fonti tedesche. Ma ho apprezzato anche il fatto che si siano scelti dei casi differenziati a livello geografico. La diserzione in Italia fu un fenomeno riscontrabile appunto in tutte le principali regioni, in tutte le principali aree geografiche nella quale la Wehrmacht era presente, e ovviamente ci furono delle differenze a livello geografico, situazioni in cui si verificarono più casi di diserzione e altre situazioni in cui ve ne furono di meno, però questo tentativo di questo volume di dare un inquadramento generale a livello proprio anche geografico delle diverse regioni l'ho molto apprezzato, come ho molto apprezzato il fatto che si parli sia di profili di singole persone che, per esempio, per quanto riguarda il caso del Friuli Venezia Giulia, di casi di partecipazione di gruppo. Un altro aspetto che mi ha particolarmente interessato è la ricostruzione che è stata fatta di queste vicende, non solo durante gli anni della guerra, ma anche il tentativo di seguire l'esperienza di queste persone nel dopoguerra, con tutte le problematiche che ha già sottolineato anche Carlo Gentile, non solo per la situazione in Germania, anche per la situazione in Italia, quando molto spesso il contributo di queste persone alla guerra di resistenza non venne riconosciuto per tutta una serie di motivazioni. Per quanto riguarda invece il libro di Carlo Greppi, di Rudolf Jacobs, su Rudolf Jacobs ho apprezzato anche in questo caso molto l'utilizzo di fonti di natura molto diversa, fonti archivistiche, letterarie, e ho riflettuto molto sulla figura di Jacobs e volevo porre appunto una domanda all'autore del libro che va parzialmente anche in direzione di quanto detto già da Carlo Gentile. Su Rudolf Jacobs appunto è stato prodotto molto, molto materiale, molto di questo appunto non è del tutto aderente alla realtà. Sono stati fatti su di lui molti studi e la sua figura è stata appunto discussa anche in ambiti non accademici, ma appunto di quegli ambiti che potremmo così definire di public history. È stato scritto su di lui un fumetto dall'Ampi di Sarzana, o appunto ho appreso dal libro di Greppi che è stata compiuta una staffetta podistica in cui i partecipanti appunto hanno partecipato a questa staffetta con delle magliette con il volto di Jacobs appunto. E volevo chiedere a Greppi se durante la scrittura di questo libro si è interrogato sul perché ciò sia successo, sul perché riguardo Jacobs vi siano state così tanto un così grande interesse, mentre su altre figure di disertori la situazione è completamente differente, non abbiamo in molti casi alcuna informazione. E un'altra considerazione, sempre sul libro di Greppi, se avrà appunto il piacere di rispondere, ho trovato il titolo del libro in qualche modo non direi adatto, ma mi ha in qualche modo dato da pensare. Il titolo si riferisce, penso voglia riferirsi anche al dibattito storiografico che era già stato introdotto anche con la pubblicazione di Focardi, ma ancora prima appunto con anche il libro di Nuto Revelli, e trovo l'utilizzo di aggettivi o di categorie come quella di buono e di cattivo, categorie non del tutto adatte alla ricostruzione storica. Se l'obiettivo è quello di superare questo dualismo tra buoni e cattivi, e secondo me la diserzione, con tutte le sue particolarità, con tutti i suoi appunto aspetti, ci porta proprio a un superamento di queste due categorie, perché ci mostra come non vi fosse una parte piuttosto che un'altra, ma vi fossero tutta una serie di sfumature. Ecco, appunto, trovo l'utilizzo di questo aggettivo forse non del tutto appropriato, pur riconoscendo, credo di riconoscere esattamente la funzione per la quale appunto l'autore ha utilizzato questo aggettivo. Ecco, questo adesso
intervento. Lascio la parola a Laura. Grazie a entrambi per gli interventi che sono ricchi di spunti e di molte domande. Ecco, in quest'ultimo intervento ci sono in particolare due questioni rivolte al libro di Carlo Greppi, quindi magari darei adesso la parola subito a lui per rispondere su questi punti e poi per ritornare in seguito sulle riflessioni che ha fatto invece Carlo Gentile all'inizio. E quindi prego Carlo. Grazie Laura, grazie all'Istituto, grazie al professor Gentile che, come si dice, ho ampiamente stalkerizzato appunto in quella fase che lui ha evocato, proprio quando mi sono dovuto confrontare con una parte evidentemente emersa della documentazione primaria che andava in alcuni casi a cozzare con quello del caporal maggiore evocato, il più evidente, con una tradizione, comunque con una conoscenza in qualche modo sedimentata nei decenni nella comunità locale. Ma su questo torno. Grazie a Francesco Corgnani innanzitutto per il suo lavoro, per avermi letto adesso, ma per il suo lavoro. La sua tesi di dottorato già citata è stato un passaggio imprescindibile e rimarrà un passaggio imprescindibile per chiunque voglia occuparsi di questi temi, appunto a partire da quanto ha lavorato sulla giustizia militare tedesca, e poi appunto anche i contributi successivi, uno dei quali è nell'altro volume che qui presentiamo. Per non rubare troppo tempo a Yara e alle eventuali domande, cerco di andare per punti. Ho segnato le osservazioni, spero di non dimenticare niente, a partire naturalmente dalla questione del titolo, così provo ad andare in ordine. Io personalmente nel mio percorso ho dedicato ampio spazio al tema del grigio, della zona grigia, di leviana memoria, ci ho dedicato la mia tesi di dottorato che poi è diventato un libro per Feltrinelli, e pur rimanendo convinto, non vorrei scadere in una discussione filosofica che non saprei tenere, che il bene e male esistano per quanto siano spesso intrecciati, ma anche a livello di riflessione alta, per quanto criticabile come tutto, se penso a Arendt, Todorov o a De Aglio, specularmente a Arendt, insomma, credo che ci sia una tradizione, chiamiamola editoriale, che rimanda a un certo tipo di dibattito usando le categorie di bene e male, di buono o cattivo. Venendo alle questioni più attinenti e più serie, da un lato evidentemente il titolo, che peraltro, come sapete, i titoli cambiano spesso, in questo caso è stato il titolo di lavorazione fin dal progetto editoriale e non è mai cambiato. Il titolo è un omaggio ai libri che sono stati citati, cioè alla ricerca confluita nel Disperso di Marburg di Revelli del 94, al cattivo tedesco bravo italiano di Filippo Focardi, che so che in questo momento non è tra noi, ma che ci ascolterà in un secondo momento. Per contrasto, naturalmente, Italiani di brava gente, Un mito duro a morire di Del Boca, perché io penso che, ma è la mia opinione personale criticabilissima, che il lavoro dello storico debba contemplare anche un presidio in qualche modo della memoria pubblica, un dialogo perlomeno con la memoria pubblica. E se penso alle pagine indimenticabili di Massimo Legnani sulla polemica intorno alla guerra civile di Pavone, Legnani osservò come fondamentalmente quella polemica fosse intorno al titolo più che al libro. Certo, a una delle tre guerre, so di parlare tra addetti ai lavori per cui vado veloce, certo a una delle tre guerre che ancora suscitava molti mal di pancia, ma fondamentalmente le polemiche furono così accese perché si scelse quella guerra per dare il titolo al libro. Venendo appunto all'aderenza, secondo me, di un titolo di questo genere, come tutti i titoli, chiaramente deve compiere delle scelte, all'architrave del libro, che appunto, come diceva il professor Gentile, Jacobs è indubitabilmente il protagonista del mio libro, è anche molto descrittivo, nel senso che in zona, per via di quegli atteggiamenti ricostruiti prima dal professor Gentile, che io ritengo, proverò a dire rapidamente perché,
magari sopravvalutati, ma ben più che verosimili. Lui era conosciuto in zona come il tedesco buono prima di disertare. E per cui su questa, come dire, aura di, mi verrebbe da dire, di santità, per proseguire il discorso del professor Gentile, si è, la narrative si è ulteriormente ingigantita. Per cui chiaramente l'illustrazione di copertina non ritrae lui, ma ritrae in generale la figura quasi archetipica del buon tedesco, comunque del disertore che passa armi in mano al partigianato, però ritenevo questo titolo perfettamente coerente anche col tipo di impostazione che avevo cercato di dare alla ricerca e alla sua narrazione, che naturalmente più che legittimo può convincere più o meno. Perché lui così tanto a differenza di altri? Questo sinceramente non lo so, posso abbozzare dei tentativi di risposta, lasciamo il cantiere aperto. Immagino che ci siano connessi e connesse persone anche dalla zona. Nel caso, magari possono provare a dire la loro. Sicuramente è stato un incontro particolarmente felice quello tra la Muccini e Jacobs, umano a livello proprio di sintonia umana, penso appunto alle pagine che Galantini dedica a lui, tra l'altro fin dall'immediato dopoguerra, con appunto le armi che ancora sparano, e in generale a tutti i protagonisti della Muccini di vari gradi e testimoni del territorio che hanno coltivato fin da subito, l'hanno considerato una sorta di cittadino onorario fin da subito, tant'è che è diventato subito cittadino onorario di Sarzana. E questo probabilmente una mitologia locale così, così radicata e così immediata ha fatto sì che fiorissero momenti celebrativi, racconti, testimonianze, uno in fila all'altro, fino ad approdare in alcuni casi a un livello nazionale. E internazionale, perché anche Brema ha un pochettino accurato la memoria. Ulrike Petzold è stata una figura importante anche nella mia ricerca. Concordo sul fatto che è depositaria di una grande conoscenza su Jacobs, per cui questo diciamo, canale Sarzana-Brema ci ha anche permesso di avere molte informazioni, spesso di seconda mano, ma non solo su di lui. Dico spesso di seconda mano perché concordo e provo ad agganciare due questioni emerse sul fatto che chiaramente la memoria sia una fonte da trattare con immensa cautela. È anche vero che incrociare le fonti ci porta spesso un po' più in là nella conoscenza, anche nell'avvicinamento alla realtà fattuale che noi studiamo. In questo caso mi riferisco al momento in cui Jacobs approda in prima serata in Rai, ed è il 1985, siamo con quella docu-fiction, a mio avviso, veramente valida, per quanto un po' invecchiata, di Anzano Giannarelli. In quella docu-fiction, a 40 anni dai fatti, però chi maneggia la memoria di argomento resistenziale sa che le testimonianze degli anni 80, insomma, chiaramente sono da soppesare, ma sono fonti che hanno un certo valore. In tradimento ci sono parecchie testimonianze di protagonisti su di lui. Penso a Libero Neri che torna sui luoghi dell'Aurina, dove c'è stato questo assalto, per chi non lo sapesse, in cui Jacobs perde la vita perché gli si inceppa appunto la pistola che probabilmente non sapeva maneggiare, e prova a ricostruire la scena. Chiaramente è un testimone che torna 40 anni dopo sulla scena del delitto e non vale, come dire, a livello di presunta autenticità quanto una circolare della Repubblica Sociale. Però in qualche modo ho cercato, ecco, per quanto possibile, di incrociare anche quelle fonti e qua provo a fare il collegamento. Anche perché, con rarissime eccezioni, sulla questione che mi è parso a Francesco Cognani un po' criticasse e per cui provo a reagire, diciamo, della motivazione, e
in generale pressoché impossibile venire a conoscenza delle reali motivazioni degli esseri umani nel tempo, soprattutto se, anche perché quello che uno racconta potrebbe non essere vero, distorto, ragion di più se non hanno lasciato scritti di loro mano, o testimonianze orali, o registrazioni, e via dicendo. Di Jacopo c'è appunto solo, a quanto ci è dato sapere, quella cartolina scritta nel Golfo dei Poeti. Ma in questo prese con immensa cautela, come mi auguro di aver fatto, le testimonianze ampiamente convergenti di tutti quelli che l'hanno incontrato ci permettono di delineare una figura che, per quanto mi riguarda, per come l'ho percepita io, corrisponde non poco al mito che ne è stato fatto. Posso sbagliarmi, naturalmente, non mi è data la possibilità di viaggiare nel tempo e di parlarci. E devo dire che queste risultanze recenti documentarie, come ha detto il professor Gentile in chiusura del suo intervento, probabilmente rafforzano addirittura l'ipotesi che la sua spinta fosse ideale e soprattutto che non si fosse sporcato le mani di sangue, a differenza di altri che venivano da unità che le mani di sangue si erano sporcate e che magari proprio per quello poi disertano, perché vedono o partecipano. Io ho una mia regola etica che un certo tipo di fatti, se non ho appunto la documentazione chiara, incontrovertibile, non li evoco neanche, cioè non lascio neanche aperta la possibilità, cioè, appunto l'ipotesi, perché non mi sembra corretto dal punto di vista umano, prima ancora che deontologico. Però sappiamo che esistono anche diserzioni in quei contesti. È un fenomeno marginale e sono d'accordissimo. Vado a chiudere per non rubare spazio a Yara, però il vantaggio di fare gli interventi online è che possiamo guardare al computer mentre lo facciamo. Ho trovato il punto esatto in cui siamo a pagina 13 del mio libro, io cito proprio Corniani, dicendo che ha osservato che in termini assoluti, scusate se cito testualmente, si tratta di un numero limitato, virgolette, di Corniani, si è rapportato a 1 milione di soldati circa dell'esercito tedesco che furono presenti dal 43 e 45 in Italia, uno su 1.000 a spanne. Vabbè, poi io ho un modo di scrivere anche molto colloquiale che può anche dar fastidio, però è assolutamente vero, e io insisto spesso sul fatto che stiamo parlando di una piccola minoranza. Soprattutto dopo l'uscita del libro, e Chiara Colombini, che so essere presente, lo sa perché me l'ha sentito dire più volte, ho invitato i pubblici dei vari contesti in cui mi è capitato di presentarlo a riflettere, ma lo dico anche a me stesso, a riflettere e a non cascare nella trappola, anche qua lo dico in termini colloquiali, dei due pesi, due misure. E cioè, mi spiego e vado a chiudere. All'8 settembre abbiamo 3.700.000 di italiani inquadrati nelle forze armate. La maggior parte, come sappiamo, si dilegua e molti vengono catturati, c'è tutta la vicenda degli internati militari. Poi arrivano le leve successive, per cui scusate se ragiono, come dire, per ordini di grandezza. Stiamo parlando di alcuni milioni di giovani italiani che si trovano nell'età della scelta, per citare Pavone. Quanti di loro scelgono la lotta armata? Quanti di loro scelgono il partigianato? In proporzione. E allora, chiaramente, non starei qua, come dire, non è credo la sede per proporre un ragionamento quantitativamente raffinato, però io penso che l'ordine di grandezza, se guardiamo a quella generazione, compresa quella inquadrata nelle forze armate tedesche, e allarghiamo lo sguardo sull'Europa, dall'Italia, forse la Jugoslavia fa eccezione, l'Italia, la Francia, alla Grecia, a alcuni paesi che all'epoca evidentemente non erano, dell'Europa centro-orientale, e tutto quanto, la mia sensazione è che non siano stime così diverse. Dico la scelta delle armi, però, e chiudo veramente, sulle motivazioni l'ho già detto, è difficilissimo ragionare seriamente. La mia sensazione è che, a differenza dei ragazzi, e lo dico sì, io ho un grande trasporto per la storia esistenziale, non lo nascondo mai, che fanno una scelta che non so se mai sarei stato in grado di fare io, però che vanno a combattere nelle loro valli, nelle loro montagne, nelle loro campagne, con i cugini, i fratelli, sostenuti dai genitori, dai parenti, eccetera, eccetera. Questa
questi ragazzi, che spesso appunto soldati semplici o sottufficiali, che con ogni probabilità non avrebbero pagato mai, che scelgono di andarsi a cercare i partigiani per combattere con loro, spesso non parlando neanche una parola della loro lingua, e via dicendo, per me la sensazione, l'ho scritto, lo dico, insomma, adesso lo dico molto rapidamente, è che probabilmente la motivazione fosse molto più forte, pre-politica quanto vogliamo, perché spesso io ho due o tre casi, io racconto proprio a proposito del grigio, come dire, di fare attenzione appunto a non mitizzare, racconto anche casi per me strazianti di finte diserzioni, di tradimenti, di cambi di rotta, ci sono quelli e sono terribili, perché proprio perché ci si era fidati, tra l'altro. Però la sensazione che a vedere che alcuni di questi, mi sembra di raccontare due o tre storie, che appena arrivati al fronte disertano e passano i partigiani, è il loro 8 settembre quello. Cioè, o meglio, l'8 settembre delle classi 23-24-25, cioè nel senso, perché non hanno, perché anche in Utorelli ha fatto la guerra fascista comunque, anche lui ce ne ha messo di tempo per decidersi, come lui stesso ha sempre scritto e dichiarato, e quanti dei nostri partigiani venivano dalla guerra fascista? Così come quanti dei nostri partigiani tedeschi o dei partigiani tedeschi greci o dei partigiani tedeschi jugoslavi o sovietici ci hanno messo mesi o anni a decidere di fare quel passo. Solo che, e chiudo veramente ripetendomi, solo che spesso chi l'ha deciso in patria, secondo me, ha avuto, non dico la strada più facile, perché sarei di un'arroganza smisurata a dirlo, però indubbiamente i tedeschi hanno avuto la strada più difficile, solo lì, per cui è proprio, ripeto, quando parliamo di motivazioni dobbiamo essere molto cauti, lo dico con estrema cautela e spero di essere stato chiaro. Grazie ancora. Grazie Carlo, e sì, la questione delle motivazioni è sicuramente al centro di Partigiani della Wehrmacht, è al centro, insomma, di questo volume collettaneo, e lascio subito la parola a Yara per rispondere alle varie suggestioni e osservazioni che sono venute anche rispetto appunto a questo tema delle motivazioni che portano i soldati tedeschi a disertare. Sì, buon pomeriggio a tutti. Io faccio proprio un intervento in punta di piedi, nel senso che sono con persone come il professor Gentile o Francesco Corgnani, che sicuramente hanno studiato molto più di me il fenomeno della diserzione. Partigiani della Wehrmacht, tra l'altro, è un volume collettaneo, ci abbiamo lavorato non solo io e non solo Mirko Carrattieri, ma altri 16 ricercatori tra Italia e anche un po' di Germania. Quindi ci sono più voci e più idee. E l'idea è stata proprio quella di dare spazio a questo saggio introduttivo di Francesco Corgnani, che desse un po' un quadro generale che effettivamente ancora non c'è, e che secondo me possiamo auspicarci che Francesco possa a breve creare, perché ce n'è bisogno ed è la persona giusta proprio per la solidità che ha nel muoversi tra le fonti tedesche, italiane e anche a livello quantitativo. Dal punto di vista invece qualitativo abbiamo scelto 13 storie, e qui è stato fondamentale l'apporto sia degli istituti storici che dei luoghi di memoria, che ci hanno segnalato dei casi locali. Ne abbiamo scelto appunto 13 che secondo noi erano un po' rappresentative dei non solo delle diverse zone geografiche, ma anche appunto delle diverse motivazioni che non sono in molti casi legate a idee antinaziste pregresse, ma spesso sono anche legate a casi fortuiti, come appunto l'aver conosciuto una donna, aver conosciuto degli amici, una stanchezza di guerra che portava magari a nascondersi nelle comunità locali e trovare rifugio, a volte anche il fatto di essere magari perseguiti dalla giustizia militare all'interno delle proprie formazioni per
piccoli reati legati magari al mercato nero, all'ubriachezza. Quindi situazioni sicuramente che non sono tutte quelle di Jacobs, quindi di persone molto comunque risolute nella loro scelta, che fanno un passaggio di campo molto motivato dal punto di vista politico. Quindi abbiamo cercato un po' di dare un quadro di queste diverse motivazioni e anche mi ha fatto piacere che sia stato notato di ricostruire per quanto era possibile i diversi percorsi nel dopoguerra, nelle due Germanie, scegliendo persone che decidono di rimanere in Italia e affrontare un dopoguerra difficile in cui comunque, soprattutto dopo il ritorno dei deportati in Germania, il pregiudizio antitedesco c'era, in cui le formazioni partigiane fanno fatica a riconoscere il grado di combattente ai tedeschi per tutta una serie di ragioni. Fanno fatica a ritornare in una Germania in cui c'è una grandissima diffidenza, quindi soprattutto nella Germania Ovest, è il caso di Werner Goll, che ha raccontato in questo libro Chiara Dogliotti, per cui tutta la sua storia partigiana, lui è un pastore, della Chiesa Confessante di Bonhoeffer, viene fuori solo quando lui muore, perché lui lascia, seppellisce queste carte anche un po' per paura dello stigma e di eventuali ritorsioni, e quindi è solo il figlio, quindi un'altra generazione che racconta la storia. E qui mi riallaccio anche un po' a quello che è stato chiesto su perché Jacobs e non altri. C'è una. Abbiamo visto una presa in carico spesso delle comunità, soprattutto per i caduti. C'è un dovere di memoria, c'è il popolo dei morti che reclama la memoria. Quindi dove ci sono delle memorie che magari rimangono confinate all'ambito locale, sono spesso state delle prese in carico di questi soldati tedeschi morti, ai quali si sente comunque di dovere una sorta di ricordo. È il caso che è stato un po' quello che ha fatto nascere anche in me l'interesse per questo tema di questa comunità di Gropparello nell'Appennino Piacentino, che ha continuato a coltivare per anni la memoria di questo Jacob Ock, un tedesco che probabilmente si era unito ai partigiani perché aveva conosciuto una donna, era in attesa di un figlio, e che le persone di questa comunità scelgono di seppellire nel cimitero partigiano del paese, quindi facendosi carico della salma e continuando a organizzare commemorazioni che si sono mantenute vive nel tempo. Quindi c'è anche questa vita nelle comunità della memoria di questi tedeschi anomali, in comunità per cui invece l'arrivo dei tedeschi era la massima sventura possibile, perché voleva dire rastrellamenti. E quindi quindi ne è venuto fuori un quadro molto composito che assolutamente non può e non vuole essere esaustivo, che però secondo noi era importante riportare, ognuno secondo le proprie interessi. Io mi sono occupata all'interno del volume di Alfred Anders, proprio perché il mio interesse è sul dopoguerra, e Alfred Anders è stato nel dopoguerra il più famoso scrittore della diserzione, tra l'altro tradotto prestissimo anche in Italia, quindi in un momento in cui di questo tema non si parlava ancora molto, ma la sua biografia, come abbiamo visto, mette in guardia dal fatto di rimaneggiamenti, di rimozioni, di oblii. È stato accusato, ancora continua ad esserlo, di avere posto una grande attenzione sul momento della sua diserzione per mettere in ombra le precedenti connivenze con il regime nazista, e non è l'unico caso. Mi viene in mente quello di Bechoner, c'è stato analoghe polemiche. Quindi raccontare della propria diserzione, certo, Anders l'ha fatto molto presto, perché anche Richter mi sembra che nel suo volume assolutamente ammetta, quindi suo amico e collaboratore ammetta di avere collaborato con gli alleati, ma solo dopo essere stato fatto prigioniero. Quindi in quel momento, anche se forse è un artificio letterario più che una realtà, certo Anders è coraggioso a dire, a rivendicare dal punto di vista morale la diserzione.
Dopo, nella memorialistica successiva, certo, ci sono episodi di disertori che sicuramente rimaneggiano le loro biografie, sicuramente, quindi quali sono gli oblii? Questo è un po' il mio tema, che mi occupo anche dell'amnistia, quindi di amnistie. Quali sono le amnesie? Quali sono gli oblii? Quali sono le cose che ricordiamo e quali sono quelle che dimentichiamo, sia a livello individuale che di comunità? E qui chiudo perché volevo fare una battuta a Carlo, nel senso che se Jacobs ha lasciato pochissimo di scritto, quindi è difficile ricostruire la sua biografia, invece ti assicuro che è difficile ricostruire la biografia anche di una persona come Anders, che ha scritto tantissimo in momenti diversi di quello che gli è capitato, e quindi è difficilissimo poi districare quella che è la realtà, la finzione letteraria e i rimaneggiamenti successivi, e diventa proprio interessante capire come questo fatto storico della sua diserzione si sia poi sviluppato nel suo racconto nel tempo. Grazie mille Yara. Allora, non abbiamo nessuna domanda su Facebook, quindi non so se, insomma, abbiamo ancora forse qualche minuto per se avete ancora qualche osservazione da fare rispetto a quanto detto, oppure ecco, il tempo a nostra disposizione sta per scadere, abbiamo 3 minuti. No, a posto così. Allora, io ringrazio tutti appunto per la disponibilità, ringrazio il professor Gentile, ringrazio Francesco Corniani, Carlo Greppi e Yara Meloni. Dunque, il prossimo appuntamento con i Giovedì del Pari sarà il 28 aprile, e si presenterà il libro di Nicola Labanca dal titolo Internati, prigionieri, resistenti, memorie dell'altra resistenza, edito dalla Terza. Io vi ringrazio ancora molto e vi auguro buona serata. Grazie. Grazie Laura, grazie a tutte e tutti. Grazie.